uccide la madre anziana con un colpo di pistola e poi si toglie la vita. Ieri a Cesano di Senigallia il tragico omicidio-suicidio. L'autore del folle gesto, un uomo di 51 anni con problemi psichici. Questa mattina ad Ancona ha rinnovato il memorandum operativo tra Guardia di Finanza e la Procura Generale della Repubblica. Spinacci, vice sindaco, Rossi, assessore alla sanità e deleghe a tutti i consiglieri. A Monbaroccio, il primo cittadino rieletto, Emanuele Petrucci, attribuisce gli incarichi assicurando un avvicendamento nel corso degli anni. In accordo con l'AST arriverà la figura di un infermiere di comunità. Terzo mandato da sindaco di Vallefoglia per Palmira Occhielli. Ieri sera, grande festa in piazza Montecchio. Dal 21 al 27 luglio torna il campo missionario diocesano, iscrizioni aperte per i giovani della nostra diocesi, una settimana alla riscoperta della fede e dell'altro. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. In primo piano l'omicidio-suicidio che è avvenuto ieri sera a Cesano di Senigallia. Un 51enne ha prima freddato la madre con un colpo di pistola e poi si è tolto la vita. Il servizio di apertura è di Marco Lonigro. Tragedia in una villetta bifamiliare all'altezza del ponte Cesano tra Marotta e Senigallia, dove Marco Rossetti, poco dopo le ore 19, forse in seguito ad un litigio, ha impugnato un'arma e freddato Ornella, la madre di 87 anni che si trovava sul terrazzo seduta su una sedia. L'uomo, 51enne, con vari problemi psichici, dopo il folle gesto si è barricato per alcune ore nella villetta per poi togliersi la vita sparandosi un colpo. A lanciare l'allarme è stato il fratello dell'uomo. Sul posto i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale, che per ragioni di sicurezza ha chiuso al traffico le strade vicino alla villetta. Sul luogo dell'omicidio-suicidio anche l'eliambulanza, che dopo alcuni minuti e dopo la notizia della morte del 51enne è ripartita. Secondo una prima ricostruzione, Marco Rossetti aveva vari problemi alle spalle, era seguito dal servizio di igiene mentale da tempo, ma circolava con una pistola nonostante la revoca del porto d'armi avvenuta circa 2 anni fa a causa dei gravi problemi psichici. Quello di ieri, lunedì 17 giugno, è stato un pomeriggio di angoscia tra Senigallia e Marotta. Le forze dell'ordine dovranno fare luce sulla vicenda, chiarendo anche e soprattutto il movente di una tragedia che ha sconvolto l'intera frazione. Nessuno deve più permettersi di calpestare la tua dignità. Oggi i condannati siamo noi, questa è l'Italia. Francesco Vitali, fratello di Benedetta, una delle 6 vittime della strage di Corinaldo, si è sfogato sui social dopo la sentenza di primo grado emessa ieri ad Ancona. Il procedimento, che si è concluso con 7 condanne, ma solo per il reato di falso, è quello relativo alla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra e alle procedure amministrative che portarono la Commissione di Pubblico Spettacolo a rilasciare i permessi per la sala da ballo. È stata una giornata terribile, ha commentato Francesco. Da un lato c'era tutta la voglia di chiudere questo capitolo davvero estenuante e provare a tirare un sospiro di sollievo. Dall'altro c'era quel briciolo di paura mista di incoscienza e di inconsapevolezza che mi faceva stare sulle spine. Una giornata dove la delusione, l'amarezza e lo sconforto regnano sovrane. Francesco poi, rivolgendosi alla sorella, ha scritto: ho come la sensazione che tu te ne sia andata oggi, come se il dolore sia fresco e come se dovessi ripartire da zero. Spero che da domani tu riesca a ridarmi forza per poter guardare avanti. Adesso, con mamma, abbracciati forte, fate come se fossimo tutti insieme, perché alla fine l'amore va soprattutto sempre. Ci spostiamo ad Ancona, dove questa mattina è stato rinnovato il memorandum operativo tra Guardia di Finanza e la Procura Generale della Repubblica. Sentiamo.
Rinnovato il memorandum operativo sull'aggressione ai patrimoni illeciti tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona e il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, l'intesa già in vigore da un anno è stata prolungata oggi dal Procuratore Generale Roberto Rossi e dal Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, il Generale Alessandro Barbera. L'innovativa intesa è indirizzata allo svolgimento di mirati accertamenti patrimoniali volti a ricostruire la posizione patrimoniale di soggetti interessati da sentenze di condanna passate in giudicato o comunque da provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, ma anche per individuare le modalità operative migliori per procedere all'esecuzione dei provvedimenti di confisca. Si è fatto in modo che la Guardia di Finanza operasse subito, andasse a ricercare per le persone che erano state condannate e nei confronti dei quali era stata disposta la confisca, andassero a ricercare beni immobili, soldi, denaro, conti correnti, eccetera, per poter recuperare questi soldi. In poco più di un anno il Comando Provinciale di Ancona ha confiscato 17 immobili, tra cui una villa di pregio e due locali commerciali situati nelle province di Pesaro, Perugia, Catania e Roma, oltre a conti deposito titoli e conti correnti per un valore complessivo di oltre 1.600.000 euro. È un'attività complessa, ma sicuramente è stata utile, questo lo abbiamo dimostrato in questa occasione dando il report di questa collaborazione, di questa intesa che c'è stata con la Procura Generale dopo un anno appunto di attività. Un'attività, come dicevo, che si struttura su due componenti fondamentali. Una importante qualificazione del personale che viene dedicato per strutturare attività investigative di questo tipo, un personale che deve avere delle capacità di conoscenza di determinati ambiti economici, commerciali, finanziari, quindi un percorso ben strutturato appunto da un punto di vista professionale. E poi tutto ciò viene affrancato da un'importante qualificazione di carattere informatico, sempre perché la tecnologia quella d'avanguardia su cui la Guardia di Finanza è sempre molto attenta, molto sensibile, ci ha consentito di poter essere mirati, ben strutturati, oserei dire chirurgici per l'individuazione appunto degli argomenti importanti per il raggiungimento degli obiettivi di questo appunto protocollo. Abbiamo tenuto io e il Procuratore Generale a fissare questo nuovo appuntamento per dimostrare che poi questo contenitore è stato riempito di contenuti e quindi all'esito di un anno di attività abbiamo voluto dare un tangibile segno di ciò che effettivamente è stato fatto e che sicuramente continuerà ad essere fatto da qui in avanti in questo sinergico quadro di azione. Auto contromano urta un ciclista che finisce all'ospedale. È successo questa mattina alle 8.45 a Fano. Secondo una prima ricostruzione della dinamica effettuata dalla polizia locale, una cinquantenne fanese alla guida di una Panda stava transitando in via Vittorino da Feltre in senso contrario quando, giunta all'intersezione con via Rosmini, si è scontrata contro una mountain bike a pedalata assistita condotta da un 52enne residente a Fano. L'uomo, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Croce. A Monbaroccio, dopo la conferma del suo secondo mandato, il primo cittadino Emanuele Petrucci ha confermato gli incarichi. Marco Spinaci continuerà il suo percorso nel ruolo di vice sindaco, mentre Franca Rossi quello di assessore al socio sanitario. A tutti i consiglieri verranno affidate deleghe specifiche, ma nei prossimi 5 anni andranno a coprire un ruolo in giunta. Emanuele Petrucci è stato riconfermato come sindaco a Monbaroccio con il 72% di affluenza alle urne. Un dato molteplice, ci dice il primo cittadino, sia per quanto riguarda la coesione territoriale, sia per il fatto che laddove esistono gli enti locali, anche se piccoli, la partecipazione è maggiore in quanto i cittadini trovano l'amministrazione più vicina a loro stessi. Petrucci aggiunge che un'ulteriore conferma dipende da quanto fatto nel 2016 con il referendum che ha detto no all'accorpamento con Pesaro. Chi saranno vice sindaco, assessori e consiglieri? Allora, ieri sera ci siamo visti con il gruppo, abbiamo deciso congiuntamente di fare un percorso che vedrà anche un turnover nel percorso della giunta, naturalmente del sindaco e del vice sindaco, che attualmente sono confermati per quello che era il percorso pregresso. Cioè sarà vice sindaco Marco Spinaci, l'attuale vice sindaco,
confermato dal percorso uscente, così come sarà confermato l'assessore al socio sanitario, che sarà Franca Rossi, che nella giunta precedente era stato nominato come assessore esterno, in quanto era entrata in corsa durante il periodo amministrativo. Poi c'è il percorso dei consiglieri, gente a parte il dottor Levantini, revisore commercialista, che avrà il bilancio, quindi una conferma del percorso pregresso. Abbiamo tante nuove novità, tante persone con grandi professionalità che avranno tutti una specificità. Se comincio a pensare al mio gruppo, penso a Paola Grigioni, attuale presidente dell'Avis, che seguirà il decoro urbano, penso all'architetto e Alessandra Gentili, che seguirà tutto quello che è il recupero delle aree in degrado, quindi tramite l'architettura fare un percorso di recupero delle aree in degrado, più ingegnere Forlani, che seguirà tutto il cronoprogramma degli interventi in cantiere, più tutto il discorso fognario, il collettamento che già con Fano abbiamo iniziato sul fiume Arzilla, e quindi area del Cairo e Villa Betti, più quello di Montegiano. Abbiamo la figura di Ilaria Renzoni, che seguirà la pubblicità, la comunicazione, il turismo e gli eventi. Avremo Iana Tuarek, che è una figura che è nuova, una novità assoluta, che seguirà l'immigrazione e l'inclusione sociale, quindi un rapporto stretto con i servizi sociali, nonché i due assessori. L'elemento che farà da collettamento a tutti questi sarà il capogruppo, Michela, avvocato Maria Marsili, che dovrà fare da coesione con la giunta e il gruppo consigliare. Correndo in solitaria non ci sarà un'opposizione, quindi lei ha preso una decisione, che in consiglio comunale le decisioni saranno prese tutte insieme ai cittadini. Esatto, noi abbiamo attuato nel corso dei 5 anni pregressi dei consigli comunali itineranti per coinvolgere la cittadinanza, perché comunque i consigli comunali sono sempre poveri di figure che vengono ad assisterle. Invece ci siamo accorti che andando nel territorio c'è partecipazione, quella partecipazione che sarà punto di forza, come abbiamo appena detto, per essere confronto con la cittadinanza, per essere la nostra minoranza. Lavori già avviati, ero poc'anzi di là con gli uffici tecnici per quello che riguarda il cantiere delle mura, quindi il recupero delle mura del centro storico, la palestra comunale, la scuola d'infanzia, l'asilo nido con la piazza di Villa Grande. Stiamo confrontandoci con la regione, devo chiamare l'aste per il discorso dell'ospedale di comunità. E tutti i cantieri. E l'infermiere di quartiere, scusi se la interrompo, ma questo è molto interessante. Questo è un lavoro, è un progetto che abbiamo portato avanti con l'assessore Franca Rossi, è un lavoro che abbiamo iniziato circa un anno fa, un progetto che è iniziato con l'ambito territoriale sociale, con i medici di condotta, col farmacista, con il PNRR che prevede risorse per questa figura. È una figura che a livello sanitario andrà a fare assistenza domiciliare a supporto dei medici di condotta. L'infermiere di famiglia o di comunità è una figura che andrà a coprire un bacino di 3.000 persone. Monbaroccio, 2.100 persone, ha fatto una proposta all'ambito sanitario territoriale dicendo: Monbaroccio è pronta, a fronte di un confronto territoriale con i nostri medici, con il nostro farmacista, per creare una prospettiva sull'infermiere di comunità. Aggreghiamo una realtà dell'ambito territoriale, Santa Maria dell'Arzilla piuttosto che Montecicardo, che sono quelli più limitrofi, e mettiamo a disposizione questa figura per il territorio. Qual è il vantaggio di questa figura? Duplice. La prima è che permette un'assistenza maggiore ai medici di condotta per far sì che si possa entrare dentro le famiglie, dentro le case, per fare assistenza domiciliare chiesta dal PNRR. La seconda è che quel percorso può permettere, riteniamo che sia veramente importante, ridurre anche i flussi nel pronto soccorso, perché nel momento in cui riusciamo a creare un'assistenza domiciliare, il paziente e l'utente sarà meno indotto a ricorrere al pronto soccorso per quelle che sono le necessità. E il servizio era di Stefania Schiaroli. Ieri sera invece in piazza a Montecchio, la festa organizzata da Palmiro Ucchielli per festeggiare il suo terzo mandato da sindaco di Vallefoglia. Palmiro, per questa splendida vittoria, un'affermazione straordinaria. Palmiro Ucchielli ha conquistato il suo terzo mandato da sindaco di Vallefoglia, ottenendo una settimana fa quasi il 60% dei consensi. Nella serata di ieri, nella piazza di Montecchio, si è tenuta una festa organizzata da Ucchielli per ringraziare la comunità. La città ha riconosciuto e apprezzato il lavoro svolto e le strategie delineate, ha detto il sindaco di Vallefoglia. Provo grande soddisfazione e gioia, ammette il primo cittadino. Stasera la festa è per ringraziare, diciamo, la comunità, la città. Per me è stata veramente una sorpresa
molto piacevole e quindi mi sto un pochino anche rilassando. Durante la serata Occhielli ha confermato che la sua amministrazione è al lavoro per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, dagli appalti per i lavori dei nuovi asfalti alla verifica delle modalità per l'inizio dei lavori al Palazzetto dello Sport. I problemi della gente non possono aspettare i tempi della burocrazia e della politica. La politica è un servizio alla comunità e quindi diciamo che dopo la soddisfazione davvero straordinaria abbiamo lavorato per portare avanti gli obiettivi. Ecco, parliamo anche di giunta comunale, ci saranno conferme, novità? La squadra che vince non si cambia, dobbiamo vedere come garantire una presenza importante anche di donne, sono diverse le donne elette in consiglio comunale, un buon rapporto con tutti, compresi i gruppi di minoranza e soprattutto diciamo un lavoro di grande coesione di squadra come va fatto, perché per quanto uno sia esperto, abbia diciamo grandi conoscenze, ma è sempre la squadra che vince. Io devo ringraziare tutti i cittadini, ma anche tutti coloro che hanno dato una mano, sia quelli eletti sia quelli non eletti, per questo successo davvero straordinario che dà alla terza città della provincia di Pesaro Urbino un ruolo ancora più forte, perché conta anche la dimensione del risultato. Ed ora gli appuntamenti diocesani. Torna per i ragazzi dai 16 anni in su nella nostra diocesi il campo missionario dal 21 al 27 di luglio. Una settimana alla riscoperta della fede e non solo. I dettagli nel prossimo servizio. Per tutti i giovani della diocesi di Fano Fossombrone e Cagliipergola ritorna anche quest'anno il campo missionario diocesano. L'appuntamento, in programma dal 21 al 27 luglio, si pone l'obiettivo di far vivere ai giovani della chiesa diocesana una settimana alla riscoperta della fede, una settimana in cui lavorare per aiutare chi è bisognoso e più lontano, una settimana per incontrare l'altro, per riscoprire la gioia della propria fede e farne dono a chi si incontra per la strada e nel proprio quotidiano, una volta tornati ciascuno nella propria vita giornaliera. I ragazzi si incontreranno prima al prelato di Fano il 21 luglio, dove inizieranno a conoscersi per poi spostarsi nei giorni successivi in 5 diverse parrocchie. Lunedì a Pianello di Ostra, ad Ancona, martedì San Michele al Fiume, mercoledì sarà Sant'Abbondio e Frontone, giovedì Torrette e venerdì Rosciano di Fano. Scelto anche il tema di questa edizione. Il tema del campo di quest'anno è preso dal messaggio di Papa Francesco per la 98esima giornata missionaria mondiale, che è andate invitate al banchetto tutti, che noi abbiamo ritradotto in vieni, vedi, parti e riparti, che per noi significa vieni a vivere una bella esperienza e riportala alla tua comunità. Invitiamo tutti i giovani della diocesi dai 16 anni in su che hanno piacere di partecipare al campo a iscriversi, e possono farlo compilando il form di Google che trovano al link sul nostro sito cmdfano.it o sui nostri canali social. Come sempre saranno 3 i momenti che caratterizzeranno ogni giornata del campo: il lavoro, la formazione e la festa. La mattina noi ragazzi arriveremo nelle varie parrocchie che ci ospiteranno con i nostri pulmini e in quel momento inizieremo la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per le varie vie del quartiere, della parrocchia che ci ospiterà. Quindi andremo nelle varie case a raccogliere tutti questi prodotti che saranno poi donati alla Caritas parrocchiale. Nel pomeriggio si svolgerà la formazione e con l'aiuto di nostri missionari comboniani che saranno con noi tutta la settimana tratteremo il tema del campo attraverso delle attività, attraverso delle testimonianze missionarie che si concluderà con la messa nella chiesa della parrocchia. La giornata si concluderà con una festa animata da noi giovani dopo le ore 21 ed sarà un modo per ringraziare la comunità che sarà coinvolta nei nostri canti, balli e testimonianze. Il campo è organizzato in collaborazione con la Pastorale Giovanile, la Caritas Diocesana, l'Ufficio Diocesano Migrantes e i missionari comboniani. A guidare in questa avventura gli oltre 40 giovani, il nuovo direttore del Centro Missionario di Fano, Don Marco Rulli. Da più di 40 anni il campo missionario è un'esperienza di bellezza, di crescita, di condivisione e di servizio. Quest'anno è cambiato il direttore, ci sarò io
come responsabile dell'ufficio missionario diocesano, ma lo stile non cambia. Anche per quest'anno proponiamo a tutti i ragazzi della nostra diocesi un'esperienza che non è soltanto per se stessi, ma un'esperienza da vivere per poi portarla a tutti, per far conoscere a tutti quelli che incontreranno la gioia del Vangelo, perché tutti siamo missionari. Torniamo a parlare di Centrale Festival, la 15ª edizione della rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea prosegue fino al 23 di giugno. Dopo il successo dell'inaugurazione delle singole iniziative, Centrale Festival continua. Dove e con quali esposizioni? Continuiamo a fare le visite guidate perché, come sappiamo, la fotografia contemporanea, se stimolata con alcuni elementi di comprensione, diventa davvero un'esperienza. Quindi le 9 mostre che sono presenti alla Rocca Malatestiana potranno essere visitate fino al 23 giugno, dal venerdì alla domenica, con una visita guidata curata da Centrale Fotografia alle 17.30. E poi continua in modo permanente la mostra all'interno del museo del Palazzo Malatestiano e la mostra permanente, frutto dell'acquisizione che il Comune di Fano è riuscita a realizzare attraverso un bando ministeriale. Quindi negli orari del museo si potrà visitare questa nuova collezione della Pinacoteca Civica. Siete soddisfatti del lavoro svolto fino oggi? Direi di sì, questo rapporto longevo con Luca Panaro ha portato in effetti a una rilevanza nazionale e internazionale. Il raggiungimento della vittoria attraverso un bando ministeriale, ma soprattutto l'open call che ha portato oltre 100 candidature da 17 paesi nel mondo, ecco, ci fa pensare che questo festival ha veramente una propensione giovanile e anche una rilevanza internazionale. Penso anche alle importanti collaborazioni con le realtà del territorio. Sì, in effetti siamo riusciti a collaborare, per esempio, per Centrale Festival Off con il Comune di Mondolfo e quindi abbiamo realizzato al Cinema Adriatico una mostra ad hoc realizzata da Mattia Ciaff di Genova. E poi con le scuole. E poi naturalmente la didattica ha una grande importanza. Per esempio c'è una mostra bellissima da vedere all'interno della Rocca Malatestiana realizzata da Lisia di Urbino. Poi c'è il progetto realizzato con il Liceo Artistico Apolloni di Fano che hanno fatto un restyling dell'edicola di Piazza Miani, che è diventata una galleria a cielo aperto, l'unica di Fano, e all'interno del Caffè Centrale i ragazzi dell'Apolloni hanno anche esposto le loro immagini facendo un progetto ad hoc nella città di Fano. Quindi invitiamo le persone a partecipare alle visite guidate alla Rocca Malatestiana, a visitare l'edicola il Caffè Centrale, e poi anche a Mondolfo il sabato e la domenica dalle 17.30 alle 19.30 fino alla fine di giugno si potrà visitare la mostra di Mattia Ciaff. Primi per la comunicazione, secondi come progetto nella categoria senior, menzione speciale per l'eccellenza didattica. Con 2 progetti realizzati rispettivamente dal Dipartimento di Elettronica e Elettrotecnica e da quello di Meccanica, Meccatronica ed Energia, l'ITIS Mattei di Urbino ha ottenuto risultati eccezionali al campionato di automazione Siemens che si è tenuto a Milano. Un concorso nazionale organizzato con la supervisione del MIUR e riconosciuto nell'ambito delle eccellenze. Una competizione agguerrita che ha visto in lizza 79 progetti presentati da scuole di 17 regioni per un totale di 1.500 studenti delle scuole secondarie. Questo contesto, altamente competitivo, ha reso il successo dell'ITIS Mattei ancora più significativo. Domani sera, prima del nostro telegiornale, torna Teleracconto ad annunciare gli ospiti della seconda puntata, il conduttore Sergio Ferri.
Grazie per questo collegamento a Occhio alla Notizia. Come vedete siamo in redazione e stiamo preparando la prossima puntata di Teleracconto. Sappiamo già chi saranno gli ospiti e vale la pena annunciarli. Saranno l'assessore Alessandra Boldreghini, assessore al turismo e alla cultura del comune di Morro d'Alba, che ci racconterà il Lacrima Wine Festival, e Ginetta Grandibianchi, che invece ci racconterà la notte dei 100 catini di Nova Feltria, perché il prossimo weekend coincide appunto con la notte di San Giovanni, l'acqua di San Giovanni, eccetera eccetera. Ne saprete di più appunto seguendo Teleracconto, che va in onda mercoledì alle 20, appunto prima del TG, del nostro TG Occhio alla Notizia. Grazie di nuovo alla redazione, torno a lavorare, ci vediamo mercoledì. E subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sulla giornata mondiale della donazione di sangue, durante la quale Avis Fano ha donato al sindaco Serfilippi la bandiera dell'associazione e organizzato un momento celebrativo all'ex chiesa di San Francesco, dove sono stati consegnati i tesserini Avis ai neodonatori. Chiudiamo qui questa edizione del nostro notiziario. L'appuntamento con l'informazione torna come sempre domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani. Occhio ai giornali. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.